Ad agosto il Papa aveva mandato in India un suo inviato, l'arcivescovo Cyril Vasile, gesuita dialogante, con il mandato di fare da mediatore. Peccato che abbia incontrato talmente tante difficoltà e resistenze da essere stato preso a male parole e persino a lanci di uova. Tutto per non voler applicare la riforma liturgica. Il nodo in questione riguarda la direzione in cui celebrare la messa, se rivolti alla comunità oppure all'altare. Al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Siro-Malabarese, 2021, era stato scelto un compromesso, una sorta di via salomonica, durante la prima parte della messa, la liturgia della parola. I preti avrebbero dovuto celebrare rivolti al popolo, poi il sacerdote si sarebbe dovuto girare e continuare la celebrazione con le spalle ai fedeli. Questa via di mezzo non da tutti è stata accettata e i 400 preti sembrano irremovibili a voler sempre celebrare verso il popolo. Entro qualche giorno almeno 400 preti indiani, appartenenti a questa chiesa orientale, dovrebbero essere scomunicati. Uno scisma in piena regola. In pratica questi sacerdoti si rifiutano di aderire alle disposizioni papali emanate per risolvere una disputa che si trascinava insoluta da anni.